benvenuti a un nuovo video e oggi è un video haul di Sephora con tutta la sua bella bustina, perché è primavera e ho avuto bisogno di comprare nuovi prodotti, quindi diciamo è un haul di primavera, prodotti sia di make up che di skin care, perché praticamente la mia filosofia ora sarà che a mano che finisco le cose, le dovrò ricomprare, vorrò sempre provare cose nuove, prodotti nuovi, quindi marche nuove, prodotti nuovi, così per cambiare, comunque per circondarmi anche di tanti flaconcini belli, colorati, nuovi, insomma queste cose mi piacciono. E vi faccio vedere che cosa ho preso testando un po' così random. Ah, c'è anche la cioccolata, che però questa non serve, cioè non è di Sephora, è... me l'hanno regalata, vabbè, fa sempre piacere. Cioè, non è che me l'ha regalata Sephora, anzi, a proposito di regali da parte di Sephora, questa volta che poi ho speso, poi vi farò per ogni prodotto il close up e vi scrivo quanto, insomma, quanto costa, ho speso anche la bella cifra di 156 euro, perché comunque vabbè, ho preso tante cose, e di solito c'era sempre la scelta alla fine di campioncini che uno poteva ricevere. Stavolta non c'era niente, quindi no, non ti regalano più nemmeno un misero campioncino di profumo, e sta cosa non mi piace, per quanto poi alla fine non è che li usassi tanto sti campioncini, però almeno qualcosa in omaggio c'era. Stavolta niente, quindi questa cosa non va bene. Allora peschiamo, primo prodotto ho preso lo shower gel, che in realtà sembra più una mousse per capelli che uno shower gel, e ho preso questo di questa marca Rituals, e questo è fatto con rosa indiana e olio di mandorle dolci. Ho voluto prendere questo perché mi sembrava, insomma, con l'olio di mandorle idratante. Il profumo un pochino si sente, perché poi anche il dosatore, cioè è molto molto bello questo, perché a parte il colore bellissimo, ma tutto metallizzato, mi piace circondarmi questi prodotti tutti super super colorati, ma questo dosatore che sembra veramente uno spray, una spuma per capelli, e il profumo è energico, però nonostante sia fatto con rose ha un profumo comunque energizzante. Qui c'è scritto: scopri l'antica arte del vivere in modo saggio e aumenta, insomma, la pace e l'armonia nella tua vita quotidiana. Ok, vediamo se farà aumentare la pace e l'armonia nella mia vita quotidiana. Comunque ho preso questo, che di questa marca Rituals, mi sembra avevo preso anche qualcos'altro, non ricordo bene cosa, ma mi era piaciuto. Poi, altro super prodotto bellissimo nel packaging, ma ero un po' curiosa anche di provare la marca, è questo qui di Bumble and Bumble, ed è uno spray per capelli fissante, e questo praticamente niente, alto fissaggio, e questo si chiama BH oppure Beep Strong Finish. Non lo so, non si capisce bene. L'H, comunque c'è anche l'italiano. L'H ha tenuta forte, bene, tutto il giorno. Vedremo. Mi piaceva troppo tantissimo. Mi piaceva troppo tantissimo il packaging, che è qualcosa di bellissimo, fantastico. Proveremo. Poi ho preso un detergente per il viso e ho preso questo di Clinique, che è dolce per pelli da secche a molto secche, e visto che ci avviciniamo un po' comunque all'estate, al sole, la pelle mi si secca, ce l'ho secca sempre, ma comunque, e quindi ho voluto provare questo, che in realtà è lo step 1 di un trifase, vedo. Però vabbè, io ho preso solo questo perché creme idratanti e cose varie ce l'ho, e quindi prima finisco quelle e poi vedremo se mi ci troverò bene. Speriamo che funzioni con il Foreo, perché credo di sì, perché quelli, perché non vedo che non è a gel, perché quelli gel con il Foreo funzionano un po' malino,
cioè non fanno schiuma praticamente, però c'è scritto insomma che dovrebbe, ecco, essere adatto a questo tipo di pelle, quindi ho preso questo. Poi pestiamo, ho preso un prodotto per i capelli che non avevo mai provato, e cioè l'olio di cocco. Ora, quando ho visto la boccettina mi sono detta durerà poche volte, però vabbè, ed è proprio 100% bio olio di cocco, che è quello, diciamo, un po' multiuso, che va bene per tutto, anche per idratare la pelle e tutto quanto, ma io l'ho preso per i capelli. E c'è scritto che per i capelli bisogna applicarlo tipo mezz'ora prima del lavaggio, come diciamo maschera, e poi procedere al lavaggio. Io a questo punto, qui c'è scritto che è un boccettina di meraviglia, vediamo che cosa dicono qui le istruzioni. Ci sarà l'italiano? Italiano! Un prodotto di bellezza naturale multiuso che può essere applicato direttamente sui capelli e la pelle. Grazie, lo avevo capito. Adesso lo apriamo e vediamo il profumo. Oh, è tutto super 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 sigillato. Proviamo ad aprire senza fare danni, soprattutto, no. Profuma di cocco. Ed è un gel. Ok, proveremo e vedremo com'è. Tanto andrà a finire poi nei prossimi prodotti finiti, vi farò sapere. Devo fare anche quel video a proposito. Poi passiamo al make-up. Ho dovuto prendere fondotinta, cipria e correttori. Tutte cose nuove. E sono caduta anche io nella tentazione di Fenty Beauty, finalmente l'ho preso anch'io. Ma io ho aspettato che effettivamente mi servissero questi prodotti e li ho presi. Quindi ho preso il fondotinta. E io praticamente nella scelta dei fondotinta, nella scelta dei vestiti, vado sempre sul sicuro, perché i vestiti prendo sempre la taglia più piccola. Per quanto riguarda invece i fondotinta, prendo sempre quello più chiaro, e non sbaglio. Infatti ho preso quello più chiaro che c'era sul sito, che è il numero 100, ed è questo. Quindi proprio super super da fantasma, perché tanto io, anche se mi abbronzo un tantino, sarò sempre un fantasma. E la boccettina mi piace tanto. Io non ho visto video di recensioni Fenty Beauty, adesso ho visto, girano tantissimo video di gente che ha già provato Fenty Beauty da quando è uscita, e quindi ci consiglia che cosa prendere adesso da Sephora. Io non li guardo, io quello che mi serve vedo, scelgo e decido. E la boccettina è carina perché non è né quadrata né rotonda, è un po' un misto, ed è quindi molto molto bella in vetro, e i prodotti in vetro a me piacciono tantissimo, e praticamente va shakerato prima di usarlo. Poi sempre di Fenty Beauty ho preso l'Invisimatte, la cipria ultra sottile e invisibile per il fissaggio, e questa è quella universale, esiste solamente infatti questa. Il packaging è bello, e c'ha il suo bello specchietto, la spugnettina e la cipria che è completamente bianca. Vedremo, praticamente la combinazione di questi due mi farà diventare ancora più fantasma di quello che io non sono, ma cioè se la pelle è così, è così. Alla fine comunque è molto facile scegliere il fondotinta per me, perché scelgo sempre quello più chiaro. E poi gli ultimi due prodottini sono il top. Allora, secondo me sono una ciofeca, detta chiara e tonda, però sono troppo carini e io li ho presi addirittura due, perché solo uno no, perché lasciarsi sfuggire anche l'altro. Sono praticamente i correttori, che io sto aprendo senza farveli vedere, di Tony Moly, e sono quelli a forma di polpo. Ah, ci sono tre correttori. La cosa che secondo me, che mi fa pensare che sia una ciofeca, è il fatto che per quanto riguarda il correttore, questo qui diciamo nude, c'è solo un colore, non ci sono tonalità, e quindi boh, non lo so. Praticamente c'è il verde, il nude e il viola. Io ho preso il verde perché a volte ho comunque dei rossori e mi serve quindi da, per coprire appunto i rossori. Ma cioè, guardate che cos'è, è un polpo troppo troppo carino. E questo praticamente è, c'è anche scritto poi a cosa serve dietro,
per coprire i rossori. Ok, abbiamo capito. Praticamente si apre e dentro il correttore è questo, un verde oliva, mentre l'altro è adatto alle occhiaie e a uniformare l'incarnato. Però ve l'ho detto, cioè c'è solo un colore, e di solito invece i correttori hanno più colori comunque. Blu e purple, sì, insomma per le occhiaie. E questo è così. Non lo so, a me piaceva troppo il packaging e quindi li ho presi entrambi. E niente, quindi questo è tutto il mio haul da Sephora, l'haul di primavera. E quindi niente, sono curiosissima di iniziare a provare tutto, anche se non potrò iniziare a provare tutto perché ho ancora altre cose da finire. Comunque vabbè, prima o poi inizierò a provare anche queste e ci vediamo al prossimo video. Allora, sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social, Instagram soprattutto, e ci vediamo appunto al prossimo video, che sarà il video dei prodotti finiti finalmente. E ciao, semplicemente ciao.